Conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. Che il Signore benedica la presentazione del suo messaggio da parte di Francesco Lorusso, che ringraziamo per averlo ospite in questo momento così importante per noi come gruppo AISA, e che il Signore benedica le tue parole per noi oggi. Amen. Spero non vi dispiace, io sono una persona che ci piace muoversi, no? Non mi piace stare fermo. Anche per me è un grande piacere essere qui in mezzo a voi, vi ringrazio per l'invito. Sono contento di rivedere, no? Di nuovo che qui a Conversano, dopo un po' di anni, c'è di nuovo il club dell'AISA che funziona, diciamo che ha ripreso le sue attività. Ringrazio gli animatori per questo, però poi li ringrazieremo meglio anche più avanti. Voglio pregare la regia di mandare un PowerPoint che ho preparato con la riflessione di questa mattina. Questa mattina il tema che voglio condividere, no, con voi ha per titolo La verità. Non so se è successo anche a voi, però io, da quando ero ragazzo, ho sempre sentito, diciamo così, no, fra le varie denominazioni cristiane, che c'era un po' di invidia o più che altro, diciamo, dei piccoli litigi sul fatto che una piuttosto che un'altra deteneva la verità. Non so se è capitato anche a voi, no? Sentire, no, noi cattolici abbiamo la verità, voi no. Oppure, noi avventisti abbiamo la verità, gli altri non ce l'hanno. E quindi, sin da bambino, da ragazzino più che altro, mi chiedevo, ma cos'è questa verità? Che qualcuno, diciamo, permette di dichiararla come propria, è qualcosa che è esclusiva solo di alcuni, quindi solo alcune chiese, solo alcune persone hanno la verità e altri no, è un qualcosa di assoluto, di relativo, è un qualcosa che noi possiamo toccare con mano, oppure no, cos'è la verità? E insieme a voi voglio rispondere a questa domanda questa mattina, no? Per, diciamo, velocizzare i tempi, i testi biblici li ho messi sul PowerPoint, no? Per, diciamo, perché ci sono un po' di testi biblici da vedere, perché l'unico che può rispondere a questa domanda non sono io, ovviamente, ma è la parola di Dio. Quindi vediamo il primo versetto. Il primo versetto si trova innanzitutto in Giovanni 16, 13 e dice quanto segue: ma quando ci è venuto lui, lo spirito delle verità, egli vi guiderà in tutta la verità, perché non parlerà di suo, ma dirà tutto quello che avrà udito e vi annuncerà le cose a venire. Allora, di questo versetto voglio che voi, ho evidenziato con la parola tutta, vedete in grande, no? Quindi tutta indica un plurale, non è singolare. Quindi innanzitutto la Bibbia dice che la verità è un insieme di cose, quindi non è una cosa sola, d'accordo? Quindi primo concetto, la verità è un insieme di cose. Da cosa è formata? Cos'è questo insieme di cose? Vediamo il prossimo versetto. Il prossimo versetto, Geremia, dice quanto segue: ma l'Eterno è il Dio della verità, egli è il Dio vivente, è il Re eterno. Davanti alla sua ira trema la terra e le nazioni non possono reggere.
davanti al suo sdegno. Allora, in questo versetto viene detto che Dio è il Dio della verità. Quindi Dio è verità. D'accordo? Quindi Dio Padre è verità. Secondo versetto forse è più famoso, qui è Gesù stesso che parla, prego la regia di mandare avanti, in Giovanni 14, 16, Gesù stesso afferma: io sono la via, la verità e la vita, nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Quindi Gesù stesso si definisce la verità, anche lui. Quindi abbiamo già due componenti, Dio Padre e Gesù Cristo. Andiamo avanti. Prima Giovanni 5,6 dice: questo è colui che è venuto con acqua e sangue, cioè Gesù Cristo. Non con acqua soltanto, ma con acqua e con sangue. E lo Spirito è colui che ne rende testimonianza, perché lo Spirito è la verità. Lo Spirito quindi è lo Spirito Santo di cui si parla qui, quindi anche lo Spirito Santo è la verità. Sono tre elementi che abbiamo trovato fino adesso. Andiamo avanti. Quarto elemento, dice Giovanni 17, 17, santificali nella tua parola, nella tua verità, la tua parola è verità. La tua parola è una lampada al mio piede e una luce sul mio sentiero. Quindi anche la parola di Dio, la Bibbia che noi abbiamo qui, è verità. Quindi sono già quattro elementi. L'ultimo elemento, lo vediamo nell'ultima slide, il versetto Salmo 119 dice: tu sei vicino, o eterno, e tutti i tuoi comandamenti sono verità. Quindi i 10 comandamenti che il Signore ha scritto con il suo dito sono verità. Quindi possiamo concludere che la verità è formata da 5 elementi. Quindi vediamo la prossima slide, questi 5 elementi che possiamo definire le colonne della verità. Prego la regia di, eccole qui, le colonne della verità, quindi le 5 colonne della verità: Dio, Gesù Cristo, lo Spirito Santo, la Sacra Bibbia e i 10 comandamenti. Quindi possiamo già dire che non sono delle cose esclusive. Cioè non è che solo una chiesa può avere accesso ai 10 comandamenti, alla Sacra Bibbia, a Dio, a Gesù, allo Spirito Santo, no? Sono a disposizione di tutti. Quindi possiamo affermare che nessuno può, diciamo così, arroccarsi il diritto di dichiarare che solo noi abbiamo la verità. Perché se la verità è composta da questi 5 elementi, come abbiamo visto nella Bibbia, è accessibile a tutti. Giusto? Concordate? Nessuno potrebbe arroccarsi questo diritto, no? E quindi, alla luce di questo, noi abbiamo compreso quel testo, no? In cui parla di che lo Spirito ci condurrà a tutta la verità, quindi un plurale di cose. Ora vediamo ancora meglio questa parola, tutta la verità. Vediamola ancora meglio. Nel versetto che ci ha letto il pastore Petru dice: conoscerete la verità e la verità vi renderà liberi. Ok? Quindi cerchiamo di conoscere un po' meglio questa verità. E poi vediamo da cosa ci renderà liberi, secondo quanto dice questo versetto. Allora, abbiamo detto che la verità è composta da queste 5 colonne e io voglio mostrarvi, diciamo, nel dettaglio ognuna di queste 5 colonne. D'accordo? Però ovviamente
per ogni colonna, per mancanza di tempo, voi sapete, si potrebbe fare uno studio biblico, no? Per ognuna di esse. Io ho preso solo i punti salienti, no? Le caratteristiche salienti di ogni colonna. Quindi vediamo, la prima colonna abbiamo detto Dio. Quali sono le caratteristiche principali di Dio? Vediamo. Allora, Dio è amore. Solo Dio merita l'adorazione e solo Dio può perdonare. Queste sono le caratteristiche principali di Dio. Andiamo avanti, vediamo Gesù. Gesù, quali caratteristiche è? Ah, è l'unico mediatore tra Dio e gli uomini, non ce ne sono altri. L'unico mediatore è il nostro avvocato che ci difende da tutti i peccati che purtroppo commettiamo ed è il nostro sufficiente salvatore. Non ce ne sono altri. È l'unico che è in grado di regalarci la salvezza. Solo Gesù Cristo, col suo sacrificio, ovviamente. Per mezzo del suo sacrificio che lui ha fatto. Lo Spirito Santo, quali sono le caratteristiche principali dello Spirito Santo? Andiamo avanti. Allora, lo Spirito Santo è onnipresente, onnisciente e onnipotente. Queste sono delle caratteristiche dello Spirito Santo e ha un compito, quello di convincerci di peccato. È stato mandato qui per convincerci di peccato, perché se noi ovviamente non ci convinciamo di peccato, non sentiremo mai la necessità di andare a cercare un avvocato per difenderci. È tutto un processo, no? Che parte dallo Spirito Santo, ha questa funzione fondamentale di convincerci di peccato. La quarta colonna, la Sacra Bibbia. La Sacra Bibbia ci santifica, ci illumina e ci conduce alla verità. Queste sono, diciamo, le sue caratteristiche. E infine abbiamo l'ultima colonna, che sarebbe appunto i 10 comandamenti, che come ben sappiamo sono suddivisi su due tavole, no? 4 su una tavola e 6 un'altra tavola. La prima tavola sono dei comandamenti che parlano dell'amore verso Dio, e gli ultimi 6 comandamenti dell'amore verso il prossimo. D'accordo? Quindi, adesso, dopo aver analizzato nel dettaglio queste, ogni singola colonna, no, di questa verità, ci poniamo con la domanda. Una domanda, anche più di una. Gesù ha detto nel testo che ci ha letto il pastore Petru che se noi conosciamo tutta la verità, quindi se noi, come abbiamo visto poco fa, sappiamo ogni caratteristica di ogni singola colonna della verità, questo ci libera. Ok? Quindi è possibile, è vero, che se noi conosciamo la verità siamo liberati? La prima domanda. È vero quello che dice il testo? Liberare da che cosa poi? Viene spontanea la seconda domanda, no? Vi faccio la domanda contraria. È possibile conoscere la verità ma non essere liberati? Quindi andare contro quello che dice il testo, no? Conoscere la verità ma non essere liberati. È possibile. Nella Bibbia a qualcuno viene in mente un personaggio biblico che conosce la verità e che pure la Bibbia dice che non sarà libero. Viene in mente qualcuno? Satana, dice lei. Vediamo un po' se ha ragione. Satana
conosce la verità, ossia Satana conosce Dio. Secondo me lo conosce molto meglio di noi, forse, perché c'è stato un contatto con lui nel cielo. Conosce Gesù, è certo che lo conosce, l'ha conosciuto sia in cielo perché, come ben sappiamo, era invidioso di Gesù, voleva occupare il suo posto, no, nel cielo, e poi l'ha conosciuto anche sotto forma umana quando lo ha tentato. E non solo l'ha tentato nel deserto, secondo me nella Bibbia non è scritto, però ogni giorno lo tentava Gesù, veniva tentato, lo dice la sorella White. Ovviamente la Bibbia ci riporta un episodio, ma come sappiamo la Bibbia, comunque, per raccontare tutta la vita di Gesù ci vorrebbero libri e libri, no? Noi abbiamo solo 4 Vangeli sintetici, no? Che raccontano 3 anni veramente in maniera molto sintetica, però sicuramente conosce Gesù, Satana, molto meglio di noi. Conosce lo Spirito Santo? Assolutamente. Lo conosce perché se conosce Dio, conosce anche lo Spirito Santo. Conosce la Bibbia? Assolutamente. Quando è andato a tentare Gesù nel deserto, cosa diceva? Sta scritto, diceva Satana, no? Quindi la conosce bene la Bibbia. Ovviamente conosce anche i 10 comandamenti, perché sono scritti nella Bibbia. E quindi Satana conosce bene tutto, eppure la Bibbia dice che non sarà libero, anzi sappiamo la fine che farà Satana. E allora quel versetto dice una bugia, che chiunque conosce la verità sarà libero. Sarà liberato, no? Dice il versetto che ha letto Petro. No. Vediamo il prossimo versetto. Cosa dice? In Giovanni 8,44 è scritto qualcosa che per il quale chiedo la vostra attenzione. Dice quanto segue: voi siete progenie del diavolo, che è vostro padre, e volete fare i desideri del padre vostro. Egli è stato omicida fin dal principio e non si è attenuto alla verità, perché non c'è verità in lui. Quando parla il falso, parla del suo, perché è bugiardo e padre della menzogna. Qua si parla di Satana ed è scritto il perché non sarà libero. L'ho sottolineato. Non si è attenuto alla verità, perché un conto è conoscere la verità. Un altro conto è attenersi, seguirla, metterla in pratica. Sono due cose totalmente diverse. Quindi anche noi possiamo correre il rischio di Satana. Assolutamente, di conoscere, credere di conoscere la verità, però rimane solo una conoscenza teorica. La conoscenza teorica purtroppo non porta da nessuna parte. Ci vuole un vivere poi questa verità, un attenersi alla verità. Quindi possiamo dire che solo chi conosce la verità e la mette in pratica può realizzare quello che Petro ha letto, ossia che sarà libero. Voglio leggere questo testo anche, perché innanzitutto in questo testo viene detto attualmente nel mondo in cui noi viviamo dove si trova la verità, a che punto è. Noi vediamo qui in questo testo che è molto duro del profeta Osea, no? Dice quanto segue: ascoltate la parola dell'Eterno, figli di Israele, perché l'Eterno ha una contesa con gli abitanti della terra, addirittura, no? Non c'è infatti né verità, né misericordia, né conoscenza di Dio sulla terra. Parole molto forti, molto dure. Non si fa che perjurare, mentire, uccidere, rubare, commettere adulterio, rompere ogni restrizione e versare sangue
sono cose che vediamo noi tutti i giorni, non le vediamo, sono all'occhio umano ogni giorno. Per questo la terra sarà indotta e tutti i suoi abitanti languiranno insieme alle bestie nei campi e agli uccelli del cielo, anche i pesci del mare saranno illuminati. Il mio popolo perisce per mancanza di conoscenza. Poiché tu hai rifiutato la conoscenza, anch'io ti rifiuterò come mio sacerdote. Poiché tu hai dimenticato la legge del tuo Dio, anche io dimenticherò i tuoi figli. Parole molto dure da parte di Dio. Le persone della terra quindi vengono distrutte perché manca la conoscenza. La conoscenza della verità. Quindi addirittura questa conoscenza, abbiamo detto, però non deve essere solo teorica, no? Deve essere anche vissuta. Quindi è questo quello che manca. Rispondiamo adesso all'ultima domanda. Da cosa libera la verità? La conoscenza della verità, diceva il testo, ci libererà da qualcosa. Da cosa libera? Vediamo. Ci libera da diverse cose. Dal vizio, dalla depressione, dai dubbi, dalla paura, dalla solitudine, dalle tentazioni di Satana. Sono solo alcune degli aspetti, no, da cui possiamo essere liberati conoscendo la verità. Quindi, cari fratelli, Dio è la verità. Lui ci ama e ha un piano per ognuno di noi, un piano di salvezza. Lui vuole fare di noi delle persone diverse, delle persone differenti. Noi dobbiamo quindi, dal lato nostro, impegnarci ogni giorno a conoscere la verità, sempre meglio. Conoscere questi cinque aspetti, queste cinque colonne, no, della verità. E soprattutto ad attenerci alla verità, perché come abbiamo visto la sola conoscenza non basta, perché rischiamo di fare la fine di Satana, perché anche lui conosce benissimo la verità ma non l'ha praticata, non l'ha messa in pratica. Quindi cari fratelli, non dubitate di Dio. Se Dio, come ha detto Petro nel versetto, ha promesso che chi conosce e si attiene alla verità sarà libero. Quindi questo è il mio augurio per ognuno di voi, che nella vostra vita quotidiana possiate attenervi sempre alla verità, in modo tale da essere liberati dalla schiavitù del peccato, non solo quando saremo in cielo, ma anche qui sulla terra. Cioè Dio, Gesù, la sua promessa la fa già qui sulla terra. Perché molte volte noi ci proiettiamo sempre verso il cielo, no? Non è sbagliato, però Dio ci fa delle promesse anche qui. Quelle promesse di liberazione sono anche qui, sulla terra, possiamo essere liberati. Questo è il mio augurio per ognuno di voi. Amen. Adesso passiamo al momento della cerimonia di investitura, no? Come ben sapete, sono qui per questo, mi hanno invitato per questo, no? Per poter, diciamo, premiare, no? I vostri ragazzi per tutto quello che hanno fatto durante l'anno. Quest'anno, come ho detto prima, è ripreso il club, no? Dopo un po' di tempo in questa chiesa che diciamo è andato un po' a farsi un po' alterno, diciamo così, no? Quindi vedo che c'è un nuovo team di animatori che è molto motivato e quindi mi fa molto piacere questo, perché spero che soprattutto voi membri di chiesa possiate supportare, no? Questi animatori. Io quello che suggerisco sempre è di, quando fate le nomine, non voglio impormi, quando fate le nomine,
solitamente per laici ha cercato di confermare il più possibile, no, gli animatori, perché hanno bisogno di tempo, no, per formarsi, perché è precato, no, che non so da voi ogni quanti anni si rinnovano le cariche, da noi è ogni 2 anni, no, anche da voi è così, ok, quindi magari 2 anni non sono sufficienti, no, per formarsi, ed è un peccato che magari uno inizia un percorso e poi dopo lo interrompe e devi ricominciare da zero, no? Io vedo che questi nuovi animatori che sono qui a Conversano sono molto motivati, quindi è il mio suggerimento, no? Un suggerimento, cercate di, come? Sì, di confermare e anche di supportarli, no? Ovviamente in quello che fanno, è solo un mio suggerimento, non voglio che qualcuno pensi che è una mia imposizione, una mancanza di rispetto nei vostri confronti, no? Solo un suggerimento, va bene, poi potete fare quello che volete, insomma, come sempre. Allora, cominciamo quindi con i tizioni. Prego la regia di mandare un PowerPoint. Allora, come sapete, l'AISA è divisa in 2 fasce d'età, no? Abbiamo la fascia d'età dei tizioni, che vanno dai 6 ai 12 anni, e poi abbiamo gli esploratori, che vanno dai 13 ai 16, d'accordo? Allora, quindi, cominciamo con i tizioni. I tizioni, come ben sapete, per loro è il primo ingresso nel movimento mondiale degli scout, no? Quindi oggi entreranno ufficialmente nel movimento mondiale degli scout. Io sono venuto prima e ho fatto già tutti gli esami a loro, quindi sono stati tutti bravi. Non ha senso ovviamente ripeterli qui davanti. Chiederò loro come testimonianza, no? Per comprovare che effettivamente sono entrati nel movimento mondiale degli scout, solamente il loro scopo dei tizioni. Allora, prego la regia, i tizioni, che io sappia, abbiamo prima Pierre. Vieni qua, Pierre. Eccolo qua. Vieni, non avere paura, non ti mangio. Allora, questo Pierre, quindi, come ti ho detto, per dare una testimonianza, no, a tutte le persone che sono qui davanti, che tu oggi decidi ufficialmente di entrare nel movimento mondiale degli scout come tizione, ti chiedo di dire lo scopo. Qual è? Siccome Gesù mi ama, scelgo di fare sempre del mio meglio. Lo scopo è brillare. Lo scopo. Brillare del nostro meglio. Brillare del nostro meglio, bravo, ha detto la scelta, è voluto andare avanti. Complimenti, facciamo un applauso a Pierre. Aspetta. Quindi a Pierre gli diamo il fagioletto e la promessa di tizione. Tieni, complimenti Pierre. Bravo. Angelica, vieni qua Angelica. Ecco qui Angelica, allora anche tu come testimonianza, no, che vuoi entrare ufficialmente a far parte del movimento mondiale dei tizioni, ti chiedo di dire lo scopo. Brillare del nostro meglio. Bravissima Angelica, complimenti anche a te. Ecco qui il fagioletto. E ti do anche a te la promessa. Complimenti, benvenuta nel movimento mondiale. Francesco, vieni qua Francesco, anche lui, eccolo qui, anche tu come gli altri, come testimonianza, mi dirai lo scopo. Brillare del nostro meglio. Bravissima Francesca, anche tu. Ecco qua, bravo, complimenti. Adesso passiamo agli esploratori. La seconda slide, gentilmente, dalla regia. Allora, incominciamo con Luca. Luca, eccolo qua. Allora, Luca, lui, diciamo, perché non ha fatto i tizioni precedentemente, entra per la prima volta, per età ovviamente, negli esploratori. Infatti, come vedete, non ha il fagioletto, quindi lui comincia dagli esploratori. Allora, anche tu ci vuoi dire come testimonianza qual è il motto dell'esploratore?
L'amore di Cristo ci costringe. Bravissima Luca, complimenti. Luca, benvenuto nel Movimento Mondiale degli Scout, anche a te. Gianvito, ecco qua, Gianvito invece lui era già Tissone, ora fa il passaggio, no, agli esploratori, e anche lui ci dirà il motto dell'esploratore. Qual è? L'amore che Cristo ci costringe. Bravo Gianvito, complimenti, benvenuto negli esploratori. Gabriele, eccolo qua Gabriele, anche lui ci dirà il motto dell'esploratore. L'amore di Cristo ci costringe. Grazie Gabriele, complimenti, benvenuto nel Movimento Mondiale degli Esploratori. E infine abbiamo Tiziana, vieni qua Tiziana, anche lei fa la promessa degli esploratori. L'amore di Cristo ci costringe. Complimenti Tiziana, anche tu. Benvenuta nel Movimento Mondiale degli Esploratori. Do la parola a Sara adesso un attimo, perché deve consegnare dei cordoncini al capipattuglia di Tizione degli Esploratori. Sì, allora, io adesso darò invece un cordoncino al capopattuglia dei Tizzoni, che diciamo... C'è stata una votazione proprio nella nostra pattuglia e quindi è stato deciso che Angelica sarà il capopattuglia. Quindi Angelica, vieni. Questo è tuo. Complimenti. Mi raccomando, avrai delle responsabilità nei confronti della tua pattuglia. Mi raccomando, ricordatene sempre. Grazie. Ok. Invece... qui invece abbiamo il cordoncino blu per un ragazzo che ha fatto già tutto il percorso dei Tizzoni, anche degli esploratori, diciamo che è il più alto in grado, il più alto in tutti i sensi, e un applauso veramente speciale a Gigi che ci onora della sua presenza. E complimenti Gigi, anche tu adesso hai delle responsabilità nei confronti della tua pattuglia, mi raccomando, e grazie. Bene, adesso invito anche qui Aurora e Gianluigi, venite, anche loro entrano come vi ho detto, sono stati scelti dalla Chiesa come animatori, no, di questa comunità, quindi... poi sicuramente con il pastore cercheremo di sostenerli il più possibile. Devono fare l'ingresso ufficiale, no? Nel movimento degli scout, facendo la promessa, perché c'è anche la promessa per gli animatori, cosa che prima non c'era, no? Invece adesso c'è anche per gli animatori questo obbligo di fare la promessa. Quindi cominciamo con Gianluigi che ti dirà il motto. L'amore di Cristo ci e me costringe. Va bene, grazie. Sara. L'amore di Cristo ci costringe. Aurora. L'amore di Cristo ci costringe. Grazie. Allora anche loro hanno la promessa che è blu. Eccola qui. E in più anche gli animatori prendono il cordoncino che serve poi alla fine per mettere il fischietto per richiamare i ragazzi, no? Non è che serve per quelle lì, no? Allora quindi abbiamo quello roccio blu per Aurora, quello roccio di animatore principale per Sara. Vi ringrazio per il vostro impegno, e potete contare su di me per qualunque informazione, quando posso vi do anche un supporto, sapete che bene o male sono più o meno sempre disponibile, insomma, no? Quindi cerchiamo di pregare per questo team di animatori, perché comunque avere un futuro, no, nella Chiesa, vedere questi ragazzi che sono il futuro della vostra comunità,
fa sempre importante, no? Vi ringrazio, potete prendere posto e cedo la parola al pastore Petru. Ricordate? Amen. L'amore di Cristo ci costringe a che cosa? A fare il nostro meglio. A fare del nostro meglio, ad amare di più il nostro Salvatore, ad amare di più la sua parola per poter conoscere veramente i piani di Dio e poter veramente beneficiare del suo sacrificio e gioire per l'eternità insieme alle nostre famiglie. Amen.